canto, pagina 142. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà. Potente e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo rapido corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo regno regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando come spada affilata il tuo decreto irrevocabile, e fermatasi
riempì tutto di morte. Toccava il cielo e aveva i piedi sulla terra. Tutto il creato fu modellato di nuovo nella propria natura come prima, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Si vide una nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta emergere dove prima c'era acqua. Il Mar Rosso divenne una strada senza ostacoli e flutti violenti una pianura piena d'erba. Coloro che la tua mano proteggeva passarono con tutto il popolo, contemplando meravigliosi prodigi. Furono condotti al pascolo come cavalli e saltellarono come agnelli esultanti, celebrando te, Signore, che li avevi liberati. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto. A Lui cantate, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto. Colpì ogni primogenito nella loro terra, la primizia di ogni loro vigore. Allora li fece uscire con argento e oro, nelle tribù nessuno vacillava. Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto. Così si è ricordato della sua parola santa, data ad Abramo suo servo. Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto. Alleluia, 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 alleluia. Ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore.
Facciamo qualche riflessione. Allora Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. E poi ci porta un esempio che ci dà molta consolazione, perché dice Gesù: se un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardi per nessuno ha esaudito una povera vedova, quanto più Dio esaudirà i suoi figli che gridano a lui giorno e notte. Ecco, però poi la finale è un po' che ci mette molto in guardia. Quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra. E viviamo in un mondo che sembra che la fede sta per scomparire nella nostra Europa, nella nostra Italia, nel nostro mondo. Ecco, è una domanda da tenere presente. Però teniamo soprattutto presente quello che abbiamo sentito nel ritornello del Salmo responsoriale: ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto. E nella prima lettura l'autore del Libro della Sapienza ci ha ricordato la potenza di Dio che scende dal profondo silenzio della notte e libera il popolo di Israele schiavo in Egitto. Lo fa passare attraverso il mare come in un prato. E liberati, questo popolo liberato, furono condotti al pascolo come cavalli e saltellarono come agnelli esultanti, celebrando te, Signore, che li avevi liberati. Ecco, capire e approfondire questo tema della potenza di Dio che tutto tiene nelle sue mani, tutto l'universo lo tiene nelle mani. Dicono, c'è il Salmo 32 che dice: tu parli e tutto è fatto, comandi e tutto esiste. Ecco, non dimenticare questa potenza di Dio che può tutto. E San Paolo nel versetto al Vangelo ci ha ricordato una cosa molto bella. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore ci dia la grazia veramente di approfondire sempre questi temi, la parola di Dio, che è una parola, è come una miniera, che più scavi, più trovi, più vedi le meraviglie di Dio, che non finisce qui, perché tutto poi va verso Dio. E quante volte sentiamo nella scrittura: l'uomo è chiamato a vedere Dio, essere come Dio. Ma vorrei sottolineare ancora quando Gesù dice di pregare incessantemente, e spesso questa preghiera, perché Gesù dice: e Dio non farà giustizia per i suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Ecco, a volte questa preghiera sembra che non sia ascoltata. Quante volte sentiamo che il silenzio di Dio, ma quanto anni che io prego per questa cosa e non si risolve. Ecco, Gesù ci invita a perseverare, e dovremmo anche pensare ai santi. Voi pensate a San Francesco, che pregava così intensamente e continuamente e faceva continuamente miracoli. Però i miracoli non arrivano subito. Allora chiediamo il dono della perseveranza e nel credere che queste parole che Gesù ci ha detto sono vere, che Dio farà giustizia per tutti i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte. Continuiamo a gridare con fede, però, perché senza fede non succede niente. Ecco. E il problema è la fede. Se viene a mancare la fede, allora non succederà nulla. I miracoli non li vedremo. Chiediamo al Signore che accresca la nostra fede
e che ci dia la grazia della perseveranza. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i fratelli che hanno fatto parte della nostra famiglia religiosa, e che il Signore ha chiamati a sé, perché siano ammessi nella gioia e nella luce dei santi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le anime dei nostri parenti e di tutti coloro che ci hanno fatto del bene, perché il Signore conceda il premio alle loro fatiche. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i fedeli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, perché il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli che sono nel dolore, perché il Signore li aiuti e li consoli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui raccolti nella fede di Cristo, perché il Signore ci riunisca nel suo regno glorioso. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore e Salvatore. Amen. 118. Padre Onnipotente.
Padre, volgi benevole il tuo sguardo su queste offerte, perché celebrando nel mistero la passione del tuo Figlio, vi aderiamo con amore fedele per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una